Eccoci quindi alla nostra staccionata. Ora proviamo a vedere un po' di applicargli delle texture sopra. Allora, la tecnica che seguiremo, che è poi quella che ho acquisito da un corso che ho fatto, che sto facendo su Udemy, tra l'altro vi consiglio a quelli di voi che sono più cioè che hanno voglia magari di andare più velocemente, possono seguire questo corso che è molto bello, che si chiama per l'appunto il Creating 3D Environments. Io cerco di seguire un po' di insegnamenti e di portarvi alcune cose. Very modern. Ok, detto questo, diciamo, torniamo qua. Dobbiamo fare il texturing di questo signore. Allora, ogni volta che si fa il texturing occorre trascinarsi, no? Questo trascino, questo oggettino, e metto la parte di UV Image Editor, così qui abbiamo UV Image Editor, e poi, visto che andremo in Cycles, andiamo Blender Render, lo mettiamo in Cycles. Perfetto. Ora, dunque, come si fa a fare la texturizzazione? Io ve l'ho insegnato già in parecchi miei video, ma vediamo un po' un sistema simile ma interessante, molto pragmatico, che permette di ottenere questo effetto. Per ottenere questo effetto occorre prima di tutto avere una immagine di riferimento fatta a quadratini. Questa a quadratini è molto interessante perché dunque, andiamo sul. Ok, quindi qui abbiamo fondamentalmente questa immagine, che è questa immagine di quadratini, adesso vediamo e che cosa serve. È una scacchierina, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, quindi 16 per 16. Quindi cominciamo a cercare di texturizzare, selezioniamo col tasto destro la staccionata di dietro, no? Cioè questi otto signori. Quindi Cycles Render. Ok. Allora, la cosa interessante è che noi vogliamo lavorare con dei materiali, no? Quindi prima di tutto andiamo qua e prendiamo il materiale su cui lavoriamo, che è questo materiale, e gli diremo di usare dei nodi. E usando i nodi gli diciamo che il colore che vogliamo usare in realtà non è un colore, ma è un'immagine, quindi image texture, e poi l'immagine la prendiamo appunto pixel density. Ecco, facendo così abbiamo applicato questa texture a tutti questi oggetti, ma manca però una cosa, nel senso bisogna andare in. Anzi, possiamo anche vedere che cosa viene fuori, nel senso che andiamo in texture. Vedete che in realtà non fa vedere ancora niente perché manca la UV map. Allora, la UV map semplicemente si va in edit mode, si seleziona tutto e poi si fa U e poi si fa quello che è lo Smart UV Project e poi si preme OK. Allora, vedete che a questo punto, avendo fatto questa cosa, otteniamo la nostra ragnatela di UV Map e abbiamo i nostri i quadratini che sono sovrapposti al nostro disegno. I quadratini io li vorrei un pochino più piccoli e quindi cosa faccio? Vado sulla UV Map, faccio A, mentre qui A vuol dire seleziona tutto, e poi facciamo S. Per fare in modo tale che ci siano i quadratini, insomma un pochino, diciamo tipicamente, ecco, due quadratini di larghezza su ogni, in modo tale che tendenzialmente ogni quadratino sia a grandi linee, no? Circa 10 cm o cose del genere. Comunque l'importante è che voi vediate tutti i quadratini quadrati. Allora, se li vedete quadrati vuol dire che non ci sono distorsioni della texture. Mi sembra che siano abbastanza quadrati a me. Comunque diciamo che. E che ci sia più o meno la stessa densità, cioè vuol dire che quindi sono dei quadrati
più grande e quindi i quadrati più piccoli. Se così avvenisse, dovete modificare un po' le cose. Diciamo che lo Smart UV Mapping cerca di farlo da solo, questo mestiere, no? Quindi teniamo buona questa UV Map che abbiamo ottenuto. Se va bene questa UV Map fatta qua, passiamo all'UV Map, quindi andiamo in Object Mode e andiamo a fare l'UV Map di questi due assi orizzontali. Ok. Allora, vedete che il materiale a cui sono associati è sempre lo stesso, quindi potrebbe andare bene, ma anche qui manca la UV Map, quindi facciamo U Smart UV Project. Ok. Ecco, vedete che una volta che abbiamo fatto questa mappatura, i quadratini sono completamente diversi. E quindi facciamo AA. Ah no, non l'ha fatta la UV Map giusta, infatti questo è il problema. Quindi adesso la rifacciamo perché bisogna evidenziarla con A. Facciamo U Smart UV Project. Ok, quindi diciamo che adesso sembra un pochino meglio, però se non vado errato sono più rettangoli che non quadrati, no? Vedete che non sono uguali a quelli. Quindi come facciamo per modificare? Andiamo qua, modifichiamo tutto. S, proviamo SY, no, ho sbagliato, SX, ecco SX, vedete che ci modifica leggermente i quadratini e li facciamo in modo tale da farli assomigliare a quei quadrati che abbiamo visto prima. Quindi vedete che adesso sembrano più o meno uguali, sembrano dei quadrati e sono più o meno da tutte le parti nelle stesse dimensioni. Non è importante quanto siano. Magari l'importante è che ci sia coerenza fra tutti i punti dell'immagine. Andiamo nell'ultimo oggetto, ci accertiamo sempre che il materiale sia sempre materiale, ripetiamo nell'edit mode A, selezioniamo tutto e facciamo l'unwrap Smart UV Project. Ok, ecco, vedete che qua in realtà l'UV Map è un pochino diversa, dobbiamo modificarla. Quindi andiamo A, facciamo S. Tanto qui c'è il proportional x che avevamo premuto, ma conviene quando non ci interessa non averlo. Ok, adesso facciamo SX. Ecco, SX vedete che ci altera un po' i quadrati. Facciamo SX. Ok, più o meno credo che che i quadrati siano, forse sono leggermente ancora troppo grossi, x, no? Ecco, facciamo un pochino più piccoli. Ok, comunque l'idea è che siano, proviamo SY per vedere se. Ok, comunque l'importante è un po' leggermente diversi, si può accettare, non è detto che debbano essere perfettamente uguali. L'importante è però che siano ragionevolmente simili e simmetrici. Ok, quindi se noi vediamo che tutti i quadrati bianchi e neri sono di proporzioni simili, allora dovremmo essere nella parte giusta della texturizzazione. Questo si chiama, normalizzazione dell'UV Map in modo tale da essere garantiti che vediamo correttamente. Allora adesso questa texture quadrettata non ci serve più, quindi dobbiamo andare e prenderne una texture di legno. Quindi come facciamo per fare questo? Andiamo ad aprire e andiamo a prendere una texture di legno, che per esempio questa è una texture di legno Wood Cleanup. La prendo, ecco, vedete che a questo punto in teoria abbiamo una staccionata che se la texture che stiamo usando e se abbiamo fatto tutti i passaggi di omogeneizzazione, no? dell'UV Map appare abbastanza onesta. Allora, se a questo punto possiamo anche togliere questo. Ah sì, per toglierlo dobbiamo fare così. Ok? Quindi torniamo sul nostro oggetto e proviamo a vederlo un attimino un po' meglio. Quindi proviamo a metterci un pochino di luce e proviamo a vederlo su un piano, no? Quindi cosa facciamo? Siamo in Object Mode, Shift A, mettiamo un piano che lo mettiamo sotto, poi spendiamo un po'.
perché vogliamo vederlo sul piano, no? Questo oggetto. Il piano, gli costruiamo al piano un materiale, facciamo new, bianco, ok? E poi l'altra cosa, cerchiamo di vederlo con una luce, diciamo, un pochino più naturale. Quindi togliamo la luce che c'è già e facciamo un shift, vediamolo magari, vabbè, tanto è lo stesso, facciamo shift A e gli mettiamo un luce solare. Lampada sole, ok, e poi questo sole lo cerchiamo di allineare, quindi questo 1, diciamo G, lo mettiamo che il sole sia in alto a destra e che però R ruoti verso la nostra staccionata. Poi andiamo a 3, quindi 3 lo vediamo dal lato, quindi perfettamente cosa? No, mettiamolo un pochino più indietro, ok. R, ok, e che punti è questa? E poi 7, vediamo. E qui ci accertiamo semplicemente che il sole ci punti su quella. Quindi vedete che il sole adesso sta puntando dall'alto sulla destra e poi cerchiamo di vedere un po'. Quindi mettiamo la telecamera anche a posto, quindi la telecamera la selezioniamo tasto destro, la mettiamo un po' sulla sinistra, la ruotiamo in modo tale da puntare e poi andiamo. Questo era l'1, no, quella era la 3. Ah, qui è troppo alta, forse la telecamera la possiamo abbassare un po'. 3, 7, quindi 3 è un pochino sulla. Vedete che la stiamo vedendo praticamente un po' sulla sinistra. Per vedere cosa sta vedendo la telecamera, posso fare Ctrl-Alt, no, Ctrl-Alt, non mi ricordo se è C. O 0, ecco, Ctrl Alt 0, vedete che ci fa vedere la telecamera cosa sta inquadrando. Quindi a questo punto la telecamera la vediamo, una cosa che non abbiamo mai visto molto, e anche quanto, cioè se qui ad esempio mettiamo la focale, la mettiamo a 100, diventa un teleobiettivo, insomma ci avviciniamo e vediamo un pochino meglio, insomma, la cosa. Poi, visto che siamo sulla telecamera, se facciamo. Dunque, qui facciamo così, G, vedete che possiamo muovere la telecamera. Ok, e supponiamo che questo sia quello che vogliamo riprendere, no? In realtà si può anche vedere dal viewport, la telecamera non è detto che sia il nostro. Allora. Ok, spostando più o meno possiamo abbandonare il viewport e possiamo vedere invece la modalità rendered. Ecco, rendered praticamente ci fa vedere esattamente come si vedrebbe. Vedete che qui manca un po' di luce, quindi ci conviene forse andare sul sole che abbiamo aggiunto, anziché 1 gli mettiamo potenza 3, così diventa un pochino più efficace. Vedete che lo stiamo vedendo in Cycles. Nel Cycles, intanto vediamo anche proprio l'ombra che propaga. Il colore, tra l'altro, del sole possiamo renderlo un pochino più caldo, quindi dargli tonalità gialle, rosse, aranciate. Ok, quindi vedete che modifica leggermente. E direi che quello che abbiamo ottenuto è abbastanza interessante, cioè abbiamo praticamente ottenuto qualcosa che sembra legno. Vedremo poi invece il mese prossimo che questa texture potrà essere ulteriormente migliorata con le tecniche dei nodi. Però se avete notato adesso la texture l'abbiamo messa senza toccare il node editor e direi che questo è già un punto di partenza che credo che apprezziate. Quindi ricordatevi sempre di fare il save as, e la facciamo staccionata prima texture, ok? E poi già così, se proprio volete, in teoria potreste portare questo oggetto che ha, no, prima di portarlo in Second Life probabilmente dovrete unificarlo e ottenere quindi probabilmente andiamo in Material, ad esempio qua, quindi selezionate tutti i
con shift tasto destro selezionate quindi questo, poi con lo shift selezionate questo, poi con lo shift selezionate questo. Chissà se li ha messi effettivamente insieme o col conto, puoi vedere che magari mi sto, no, era lo shift, shift, e poi fate CTRL J per unire tutto l'oggetto in un'unica composizione. Vedete che questa composizione, se la vedete qua, è composta da 892 vertici, quindi è abbastanza piccola, no? Infatti se andate in Edit vedete che ci sono tutto sommato abbastanza pochi vertici. L'unica cosa che dovete salvare per mettere eventualmente il Second Life è lui come file export con l'ADA e poi gli mettete i soliti preset statici, no? E poi fate questo export. Perfetto, e adesso non vi sto a spiegare poi tutto l'import in Second Life perché l'ho già fatto in altre lezioni, naturalmente faremo un piccolo video apposta proprio per quello, però ricordate che poi dovete postare anche la texture. Ora sulla texture vediamo se riuscite a trovare delle texture che riescono a ottenere dei begli effetti voi bene, altrimenti vedremo di condividerci delle texture insieme. Quindi tutto, questo è tutto per la parte di texturizzazione e per la prima sessione, primo mese. Buonanotte.